Giulia Salemi snobbata a Miami. Chi è la star che l'ha gelata? Giulia Salemi racconta il curioso aneddoto sotto un post di Andrea Dianetti. Tanti i commenti di supporto per la modella di Piacenza. Andrea Dianetti stupisce tutti con un post su Twitter, raccontando un aneddoto che vede protagonisti lui e Emma Watson. L'attore racconta di averla incontrata in un museo a Parigi. Non dico quale perché ce l'ha chiesto come cortesia, scrive. Dianetti conclude elogiando la disponibilità della famosissima attrice britannica, carinissima e disponibile. Non allego video per motivi di cui sopra, sono le parole che chiudono questo curioso post. Il commento di Giulia Salemi al post di Dianetti. L'incontro con Megan Fox. Non si sono fatte attendere le reazioni, anche da parte di VIP. C'è chi prende in giro Dianetti, fingendo che anche Emma Watson abbia scritto di averlo incontrato, pubblicando un post che recita la stessa descrizione. Tradotta in inglese, e chi la elogia per la sua bravura, ma anche per la sua gentilezza, condividendo il parere dell'attore. Data l'assenza di foto e video in allegato, c'è anche chi è scettico sull'aneddoto di Dianetti, convinto si tratti di una banale bugia. Altri utenti, invece, hanno approfittato del post per raccontare le loro esperienze a contatto con i VIP famosi, tra chi ha confessato di aver incontrato Jessica Parker. In tanti scherzano sull'evento. Lo doveva chiedere lei a te, si legge nella maggior parte dei commenti. Altri, invece, sottolineano con un certo disappunto il comportamento da snob di Megan Fox, probabilmente esagerato per aver negato una semplice foto. Non pochi i commenti di supporto a Giulia Salemi, dispiaciuti per ciò che la modella ha raccontato sotto il post di Dianetti. Come osa, se ne pentirà, si legge spesso tra le svariate reazioni. I fan della Salemi sono quindi allineati, per la maggior parte, nel supportare la modella e condannare il rifiuto di Megan Fox. Tanto il caos per un selfie mancato.